opere compensative per la terza corsia dell'autostrada A14. Argomento sempre un po' indigesto per Fano, che per l'aspetto degli espropri e quello del tracciato ha sempre viaggiato su due binari, vizi e virtù, necessità e malcontento. Ed anche adesso che il tabellino di marcia del cantiere corre a tutto vapore, altri aspetti scaldano gli animi. Uno è la scoperta recente dei resti di una villa romana e l'altro quello della qualità dei lavori in esecuzione, ma solo per la porzione di strade che dovranno essere ereditate dal comune di Fano. A mettere il dito in queste due piaghe è il ritrovato nei banchi del Consiglio Comunale, nelle file della tua Fano, ex assessore, ora consigliere, Luca Serfilippi. Io ho presentato ieri un'interrogazione in Consiglio Comunale, speriamo che il sindaco e l'assessore mi facciano capire il motivo per cui sono stati sepolti, perché bastava magari, visto che è società Autostrade che fa i lavori, chiedergli magari una lastra di vetro per proteggere questa piccola area, che poteva essere anche una piccola forma di pubblicità per chi viene nel parcheggio, che è comunque servizio dell'autostrada, e magari gli si dice: guarda, venite a visitare Fano che è ricca di reperti romani, ecco. C'è un altro aspetto però che lei vorrebbe rimarcare, che riguarda però le opere strutturali. Sì, dal capitolato d'appalto sembra che le opere compensative che realizza Società Autostrade e rimarranno di proprietà di Società Autostrade verranno fatte a regola d'arte, ovvero col triplo sedime, e quindi rimarranno a lungo nel tempo. Invece sembra che tutte le strade che poi passeranno in proprietà all'amministrazione comunale, quindi tutte le strade per capirci che da Fano Nord collegheranno Fano Sud, abbiano solamente un doppio sedime, ovvero sabbione e asfalto.